microfono, prima di passare a loro, voglio salutare e ringraziare le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, i vigili urbani e la Protezione Civile. Poi il professore ha detto bene, ha fatto le provocazioni. E a me, io le colgo sempre le provocazioni, a volte le faccio anch'io. E poi in mezzo a questa piazza, caro professore, sono dei ragazzi che giocano a calcio, io li intravedo, c'è Mauro Romano, Peppino Esposito, e c'è anche un altro vecchio ragazzo che si chiama Peppino Navarra, che fu il primo a mettere le porte di legno in quello stadio, quando era ancora senza tribuna. E oggi, guarda caso, dopo che io da 12 anni scrivo, mi arrabatto, prego, faccio scrivere pure anche dagli altri colleghi, come il Mattino, Cronaca di Napoli, Roma, di questo stadio, che è chiuso per una falsa inagibilità da 12 anni, oggi è tutti i programmi di quelli di voi sei. Non so se Andrea l'ha messo anche lui, se non l'hai messo hai fatto bene. Se non l'hai messo hai fatto bene. Tutti e sei avete messo lo stadio, fu chiuso dall'amministrazione De Rosa per una falsa, per un'inventata inagibilità. Sono stati spesi 900.000 euro di messa in sicurezza. L'assessore uscente Valianti appaltò a dicembre 2009 nuovi lavori. Lo stadio è chiuso 12 anni. Ci sono ragazzi come Mauro Romano, che ha giocato fino all'anno scorso con Napoli, che un 91 non l'ha mai visto. Mai. Quando io alle loro sono più sullo stadio che a casa mia. E Pire Esposito non l'ha mai visto. Quindi oggi mi commuove e spero che chi vince sia così preciso e coerente da mettere mano subito allo stadio. Non è soltanto un fatto sportivo, è un fatto sociale, di civiltà. Ma lei fa rugby, quindi dovrebbe sapere, dovrebbe, però è chiuso, è stato chiuso anche durante un'amministrazione in cui, non voglio essere provocatore, facevate parte. Lasciamo stare. Dopo aver salutato il padre dello stadio, che mi tocca personalmente, c'è anche Gito Calabrese che non fa sport all'aperto, ma sport al chiuso, da Giotto Volli, che saluto con piacere, un'altra realtà sportiva importante in questa città. Fanno la Serie B, giocano con squadre siciliane, con squadre calabresi. Chissà se li conoscono e chissà se qualcuno sa che esistono. Fanno la Serie B. Quindi prima di passare, avevo salutato qua dallo stadio, allora adesso i quattro ragazzi che stanno a fianco leggeranno, come di prima, delle frasi prese da dove l'hanno presa. Bruno Antonio. Buonasera, mi chiamo Bruno Antonio e faccio parte del movimento di lotta per il lavoro. Ogni uomo deve decidere se camminerà nella luce dell'altruismo creativo o nel buio dell'egoismo distruttivo. Questa è la decisione. La più insistente e urgente domanda della vita è: che cosa fate voi per gli altri? Martin Luther King. Grande Martin Luther King, chissà se avrebbe pensato che avrebbe avuto un presidente di colore, Martin Luther King, quando lo hanno barbaramente ammazzato. Anche se Obama non è la stessa cosa, Martin Luther King. Napolitano Pasquale. Buonasera candidati a sindaco e buonasera a voi cittadini. La disoccupazione ha un solo vantaggio: gli incidenti sul lavoro sono rari. Ivan Odward. Grazie. La signora Conso Patrizia. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. È una mia frase scelta, non è che mia. Un grande cinema. Ciao. Grandissimo. Non voglio raggiungere l'immortalità con il mio lavoro. Voglio arrivarci non morendo. Woody Allen. Posso aggiungere una mia cosa? Sì, sì. Viva la fratellanza! Viva l'umiltà! Buonasera! Maurizio Serrato! Buonasera, buonasera ai candidati sindaco, buonasera alla popolazione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica, delle regioni, delle province, dei comuni, di muovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
italiana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, articolo 3 della Costituzione italiana.